Pokémon News, è domenica, quindi Pokémon News. Per chi non lo sapesse, questa è la nostra rubrica settimanale dove andremo a vedere le notizie del mondo Pokémon e Nintendo più rilevanti della settimana appena trascorsa. Quindi so che non vedete l'ora di scoprire cosa vedrete in questa puntata, e quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo! È stato rivelato un nuovo artwork dedicato al 20° film della saga Pokémon, in uscita, per chi non lo sapesse ancora, il prossimo 15 luglio in Giappone. Tale artwork andrà a comporre il calendario ufficiale del film Pokémon I Choose You. Nel film, come saprete, Ash cercherà di raggiungere il Monte Tensei, dimora di Ho-Oh, assieme a Shoji e Makoto, sotto la guida del piccolo Pokémon misterioso Marshadow, che avrà il compito di giudicare Ash. Noi non siamo più nella pelle, vogliamo sapere di più su questo film e non vediamo l'ora che esca per gustarci la nuova avventura di Ash come se fosse la prima. Durante il Treehouse di Nintendo, svoltosi durante l'E3, è stato svelato un nuovo lottatore di ARMS, l'atteso titolo è uscito pochi giorni fa, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch. Il lottatore in questione è chiamato Max Brass e non è altri che il più grande campione del Gran Premio. Il nuovo personaggio verrà rilasciato come aggiornamento gratuito entro la fine di giugno. Inoltre verrà implementata una nuova modalità, ovvero la modalità spettatore. Durante le tre è stato svelato un altro gioco molto molto atteso dai fan della saga in questione, ovvero Metroid Prime 4 per Nintendo Switch. Purtroppo ci è stato solamente svelato, per l'appunto, e non vi è stata nemmeno un'immagine in sfuggita, lasciando i fan stupefatti e curiosi nello stesso momento. Ma non è tutto qui. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha parlato del gioco in un'intervista post E3. Reggie dichiara che, secondo il suo punto di vista, la cosa migliore da fare è annunciare un gioco e poi farlo provare al pubblico non appena possibile. Ciò è accaduto con Super Mario Odyssey, ma purtroppo il discorso cambia per Metroid, che, a detta dello stesso presidente, nonostante l'impossibilità di svelare ulteriori dettagli su Metroid, hanno voluto lo stesso annunciarlo, sapendo che il feeling tra giocatore e sviluppatore è ormai consolidato. Dunque, voi cosa ne pensate della faccenda Metroid Prime 4? Immagino vi sarebbe piaciuto vedere qualcosa del gioco, o mi sbaglio? Niantic ha svelato la data in cui le palestre in Pokémon Go verranno disabilitate temporaneamente, in modo da introdurre nuove funzionalità e meccaniche di gioco. Niantic, come detto qualche settimana fa, starebbe lavorando alla ristrutturazione di, appunto, le palestre di gioco. Quindi queste palestre in Pokémon Go verranno disabilitate a partire dal 19 giugno e tutti i Pokémon posizionati in esse torneranno ai loro proprietari. Con questa rinfrescata alle palestre tornerete o avrete maggiore voglia di giocare a Pokémon Go? Torniamo a parlare di Reggie Fils-Aime. Durante la sua intervista ad IGN, durante le 3, ha comunicato che Nintendo inizierà ad ampliare la sua produzione di Switch per poter far fronte alle domande di mercato. Durante il suo primo mese di vita, Nintendo Switch ha venduto ben 2,74 milioni di copie, superando i precedenti record. Si è deciso dunque di incrementare la produzione della console alle stelle per riuscire a far fronte alla domanda di mercato. Ciò che stiamo facendo, il più velocemente possibile, è un incremento della produzione in modo da aumentare la disponibilità sul mercato. Il punto è che chiunque desideri Nintendo Switch debba poter trovare Nintendo Switch. Questo è ciò che stiamo cercando di fare. Non posso dirvi quando otterremo i volumi di produzione previsti, ma sappiate che il nostro obiettivo è di migliorare la nostra catena di distribuzioni, così che i più prodotti siano disponibili per più clienti. E questo è un fattore chiave. Queste erano le parole di Reggie, e sembra proprio che Nintendo stia usando strategie di marketing assai efficaci per dare la possibilità a tutti i fan di poter mettere le mani su una nuova console ibrida. Ma voi possedete già un Nintendo Switch? O avete intenzione di prenderlo? E infine, sempre Reggie Fils-Aime, ad un'intervista a Bloomberg a proposito del gioco Pokémon in uscita su Switch, ha dichiarato che sarà un gioco tradizionale della saga, dove cercheremo, combatteremo e ci alleneremo. Questa dunque è la conferma per i più dubbiosi, che non credevano ancora che il gioco annunciato sarebbe stato della serie principale. Ma voi cosa ne pensate? Immagino che non vediate l'ora, come me, di mettere le mani su questo gioco. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace e condividere se il video è stato di vostro gradimento. Iscriviti se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella delle notifiche. Quindi dico è tutto, noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao allenatori!